Facciamo anche inglese, però quello vengono più i ragazzi stranieri. Comunque una bella realtà. I ragazzi qui vengono e sono tranquilli, e sembrano che comunque vengono accettati, siamo amici. In genere come vi scoprono loro? In genere ci scoprono da passaparola, penso io, credo. Sì, perché no, volantini non è che girano tanto. Poi per quanto riguarda, sì, passaparola, tra di loro dicono c'è una scuola, insomma, si sta bene là, dura poco, costa poco, eccetera. Oppure gli italiani si conoscono più dalle feste. Non so se siete mai venuti a fare le feste. Comunque è significativo perché siamo qui in un quartiere dove è multietnico, cioè forse l'unico quartiere a Firenze che è multietnico. Non so se avete mai passeggiato il mio palazzuolo. No, infatti sono, diciamo, la metà di Firenze, cioè vivono a Firenze e l'altra metà no. Ora, se andate a passeggiare comunque vedrete che è un quartiere, uno degli ultimi popolari che è rimasto a Firenze. Popolare potrebbe dire che sarebbe anche Saffrediano, però questo è molto più povero. Questa via e questa di Borgo Insanti sono entrambi, hanno un carattere popolare, però Borgo Insanti è molto più ricca come strada. Ci sono due grandi alberghi, è molto più pulita, molto più servizi, anche le utenze, gli abitanti, le case sono più fatte bene, più care. Invece qua è più lasciato al suo destino, è sporco, i palazzi sono ancora degradati così. Ma San Lorenzo, secondo te, non è un quartiere multiculturale, comunque che può avere delle problematiche simili, Sì, ecco. è vero, è simile.